C'è tanta scortesia da parte vostra, Duca. Non volete presentarmi? Non posso. Non posso. Io non conosco questa signora. Con il vostro permesso. Buonasera. Buonasera. Chi è quell'uomo, Bruno? Quel duca. Dov'è Catriella? Che cosa vi succede? Perché vi siete fermato? Avete qualche problema? No, no, niente. Non mi succede niente. Allora andiamo. Cocchiere, partite. Vi ho già detto che Catriella non c'è. Posso aspettarlo qui? Come desiderate. Ma non so dirvi quando farà ritorno. Lo aspetterò tutto il tempo che sarà necessario. Fossi in voi non lo farei. Potrebbero passare giorni, addirittura mesi. Bruno, perché mi trattate così? Se prima io... Prima non avevate distrutto la vita di Catriella. Neanche la mia. Signorina, la vostra vita è un vostro problema. E sinceramente non me ne importa nulla. Siete ingiusto con me. Voi non conoscete i motivi che mi hanno... I motivi che vi hanno spinto a distruggere un uomo che ha sempre desiderato il bene dei suoi amici. Un uomo che vi amava. Un uomo che ha rischiato la vita per starvi accanto e il suo futuro per voi. No, signorina Milagros. No. Non c'è nessun motivo che possa giustificare quello che avete fatto. E soprattutto, io non sono tenuto a darvi spiegazioni, perciò se volete aspettarlo, accomodatevi. Sì, non sarò certo io a cacciarvi da questa casa. Anche se muoio dalla voglia di farlo. Questo è un onore che intendo lasciare al mio padrone. Lo aspetterò ugualmente, anche se lui mi caccerà. Anche se mi coprirà di insulti. Voglio aspettarlo. Se mi sentirò morire quando mi guarderà con odio. Voglio aspettarlo perché possa guardarmi negli occhi e possa sfogare tutto il rancore che prova per me.
Voglio aspettarlo, sì. Per potergli dire che lo amo tanto. Se mi vuole dimenticare, che lo faccia. Ma prima devo dirgli che lo amo, che non ho mai smesso di amarlo. Che mi sento morta dentro come lui da quel maledetto giorno. Sento come se qualcosa dentro di me fosse morto. Comprendete, padre? Mia figlia non mi rivolge più la parola. Tutti mi considerano come se fossi una nemica. Si sono alleati contro di me. E mi nascondono gli eventi. Come se io non fossi in grado di capire. Per me non c'è più posto in quella casa, padre. Io non posso tornare lì. Non riesco a capire come mia madre sia stata capace di provocare un simile scandalo in pieno centro. Purtroppo non sa più quello che fa. E noi non sappiamo fino a che punto potrebbe arrivare. Dio mio, dove sarà ora? È colpa mia. È colpa mia, il medico me l'aveva detto. Mi aveva detto che poteva avere una crisi in qualsiasi momento, ma io credevo... Dio mio, credevo che esagerasse, che... Vittoria, smettetela, sentirvi in colpa. Non servirà a niente. La cosa importante adesso è capire dove può essere Maria e andare a prenderla. Non possiamo più aspettare. Sarà in chiesa. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Quando la zia si sente depressa, va sempre in chiesa a pregare. Sì, è probabile. È molto probabile che sia andata lì. Accompagnatemi, Vittoria. Sì. Lucia, se tua madre dovesse tornare prima di noi, per favore non discutere con lei, non la contraddire. Pensa solo che lei è... Impazzita. Che è impazzita. Damien era impazzito. Impazzito per la gelosia. Mi minacciava. Mi diceva che se io non avessi abbandonato Catrielle, l'avrebbe ucciso senza pietà. Non avevo alternativa. Fui costretta a mentirgli e... E perderlo per sempre. Ma forse abbiamo un'altra opportunità. Sì, per ricominciare da capo. Se lui sarà disposto ad ascoltarmi, se vorrà credere alle mie parole. Io voglio fare questo tentativo. Solo in questo modo potremo tornare insieme. Io lo amo tanto, Bruno. Lo amo con tutta me stessa. Voi dovete aiutarmi. Dovete farlo. La mia vita è nelle vostre mani. La nostra vita è nelle vostre mani. Aiutatemi, Bruno. Datemi questa opportunità. Ditemi dove si trova Catrielle. Ditemi dove si trova. Io ho bisogno di vederlo. Si trova molto più vicino di quanto crediate, Milagros. Quell'uomo... Quell'uomo che è uscito pochi minuti fa da questa casa. Il duca. Era Catrielle. Catrielle? A che cosa state pensando? A Villa Speranza. E a come riuscire a saperne di più. È solamente questo? Mi sembra ovvio. Cos'altro potrebbe essere? Non dovete fingere con me, vi prego. Nel nostro rapporto non c'è posto per le menzogne. Sono preoccupato per Villa Speranza. Non è una menzogna. Qualcosa vi preoccupa di più? Sono ansioso di recuperare la mia casa, Cinzia. Non mi interessa nient'altro. Nient'altro. Cocchiere, fermatevi. Cinzia, per favore, dobbiamo andare a casa dei Lynch. No. No, prima dobbiamo parlare di quello che veramente interessa a tutti e due. Quella ragazza che era a casa vostra è Milagros. Non è vero?
La scusa è di recuperare Villa Speranza. Ma quello che lui desidera veramente è dimenticare. Trasformarsi in un altro uomo. Catriel è tormentato dal vostro ricordo. Non riesce a vivere senza di voi. Invece il duca è libero. Non vi conosce. Ma non è se stesso. Non è se stesso. Io lo so che gli ho fatto molto male. E mi maledico per questo. Però ci sono troppe cose del suo passato che non può dimenticare. Sua madre, la sua gente. Niente di tutto questo ha più importanza. A lui non importa più niente da quando voi... Quanto male gli ho fatto. Quanto male. Mi piacerebbe potervi dire che non è così, ma purtroppo... Io lo amo, Bruno. Lo amo con tutta l'anima. Questo Catriel non può saperlo. Ma lo saprà presto. Sono venuta a cercarlo per dirgli che l'ho sempre amato, che non ho mai amato nessun uomo al di fuori di lui e che ora sono disposta ad aspettare... Forse ora. Ora potrebbe essere troppo tardi. Sì. Come ti ho già credo detto... Credo di avervi dimostrato... Quando è tornato da Parigi... Di essere una donna... sufficientemente forte e sicura di sé. In grado di sopportare qualsiasi cosa. Non mi sottovalutate, voglio sapere la verità. Anche se questo fa male a tutti e due. Che cosa vuole ancora quella donna? Perché è tornata? Io non lo so, non lo so. E non mi interessa saperlo, Cinzia. Davvero? Quella donna è un fantasma che appartiene al passato. Non permetterò che interferisca di nuovo nella mia vita. Non lo permetterò. Appartiene al passato? Io non capisco perché vi ostinate a parlare di lei, visto che avete promesso di aiutarmi a dimenticarla. È incomprensibile. Sì, voglio aiutarvi. Ma ci sono alcune cose che io devo sapere. Sono anche disposta a lottare contro un ricordo. Sono disposta persino a lottare contro il suo amore, se questo sarà necessario. Ma non contro il vostro cuore. Catriel, mio duca. Siete ancora innamorato di lei? Innamorato? Provo solo rancore, nient'altro. Non so perché sia venuta e non mi interessa neppure saperlo. Ormai non c'è posto. Non c'è più posto per quella donna nella mia vita. Se è così, non vi preoccupate. Io sono dalla vostra parte. Non lo dimenticate. Voglio aiutarvi. Ed io voglio fare tutto il possibile per cancellare quest'amore dalla mia mente. Voglio fare tutto ciò che sarà necessario per dimenticarla. Ve lo giuro. No, non può essere tutto per tutto. Non può essere tardi per recuperare il nostro amore. Io non... Non lo so, Milagros, no. A meno che... A meno che Catriel non sia innamorato di un'altra. Quella signora con cui è uscito. Non lo so, Milagros, io non lo so. Rispondetemi, per favore. Catriel è innamorato di un'altra donna. Se siete davvero così deciso come dite, allora sono convinta che ci riusciremo. Farò tutto il possibile per farvi guarire definitivamente. Lei vi ha abbandonato. Io vi resterò sempre accanto. Vi ha disprezzato. Io vi ammirerò sempre, come il primo giorno. Lei vi... Lei non esiste, Cinzia. Vi prego, non parliamone più. Sì, avete ragione. Pensiamo soltanto a noi. Sogniamo il nostro futuro. Io ormai non credo nei sogni. Ho imparato a guardare sempre in faccia la realtà. È proprio di questa realtà che vi sto parlando. Io vi voglio dimostrare che il mio amore non è solo un gioco di parole.
E voglio dimostrarvi che credo in questo sogno. E che anche i sogni sono possibili. Sposiamoci, Gatriel. Io, Duca, voglio sposarvi subito. Voglio essere vostra moglie per il resto della mia vita. E per sempre. Per sempre. Un uomo ferito agisce senza riflettere, per impulso. Basta. Basta, Bruno. Basta con questa farsa, con questi inutili giri di parole. Comprendo perfettamente quello che non avete il coraggio di dirmi. E comprendo anche di non avere il diritto di recriminare per la condotta di Gatriel. Lui voleva dimenticarmi. E ci è riuscito. Con quella donna o con qualsiasi altra. Mi rendo conto che è inutile che rimanga in questa casa. Pensavo di poter recuperare il tempo perduto. Mi sono sbagliata. Non sarei dovuta tornare qui. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Dite pure a Gatriel che non mi permetterò mai più di disturbarlo. No, no, non gli dite niente. Non rammentategli brutti ricordi. Addio. Milagros. Non ve ne andate. Veramente, non so proprio perché lo faccio, però... Per favore, vi chiedo di rimanere. Perché? Non ha alcun senso che io resti qui, lo sapete perfettamente. È inutile. Io so qualcosa di più importante. Gatriel è ancora innamorato di voi. Può darsi che lui non lo voglia ammettere, ma io sono sicuro che è così. E non sarà facile fargli accettare questa realtà, perché ultimamente è diventato molto suscettibile. Come se si fosse spezzata qualcosa dentro, mi comprendete? E voi? Voi siete l'unica persona che possa aiutarlo a tornare ad essere quello di un tempo. E quando questo accadrà, dovrà riconoscere che vi ama, come sempre. Non ve ne andate, Milagros, per favore. Non ve ne andate. Cinzia, voi mi state parlando di matrimonio, ma io... Io non vi amo, voi lo sapete. Sì, lo so. E proprio perché lo so, non dovete preoccuparvi. Sono pronta a rischiare. Voglio sposarvi ugualmente. Sono convinto che prima o poi ve ne pentireste. No, mai. Non soltanto perché credo che riuscirò a farvi innamorare di me, ma perché sono una donna responsabile delle proprie azioni. E se così non fosse, l'unica da rimproverare sarei io. Non vi biasimerei mai. Ed io vi ripeto che potreste pentirvene. Potrei pentirmi solo di non aver tentato. Ricordate che provengo da una famiglia prestigiosa. Conosco il mondo. No, io non riesco a capire perché mi dite queste cose. Non lo capisco. Voglio che voi sappiate che ho conosciuto molti uomini nella mia vita. Molti pretendenti di buona famiglia. Qualunque ragazza di questa città o di qualunque altra parte del mondo avrebbe accettato. Ma io non ho mai conosciuto un uomo con cui voler dividere il resto della mia vita. Fino al momento in cui siete giunto voi, mio duca. Ma entrambi purtroppo sappiamo bene che il duca non esiste. Io so che il duca non esiste e che Gatriel deve morire. Ma quello che io vi propongo è di tentare insieme, di costruire un uomo nuovo, completamente nuovo.
Un uomo che abbia un futuro. Un futuro da dividere con me. Né Catriel né il Duca. Soltanto voi. Voi con il vostro corpo e la vostra anima. Solo voi, l'unico uomo che abbia mai amato. Ma insomma, come devo dirvelo perché mi crediate? Perché non volete darmi l'opportunità di poter essere felice accanto a voi? Oh, sposiamoci. Per favore, andiamocene via, lontano. Lontano da questa città dove nessuno dei due ha potuto essere felice. Andiamocene lontano, insieme. Insieme. Per sempre. Per sempre. Come potrei mai aiutarlo? Se lui non mi ama più. Ora che ricordo, Catriel. O il Duca. Mi ha guardato in un modo così strano. Ho sentito che mi odiava. No. Non vi confondete, Milagros. Il suo sguardo non esprimeva odio. Esprimeva rancore. E quando un uomo sente rancore verso una donna, è perché non ha potuto dimenticarla. Aiutatelo voi. Aiutatelo a ricordare, Milagros. Forse avete ragione. Ma io non so come potrei farlo. Se quello che mi avete detto poco fa non è una menzogna, se amate ancora Catriel... Sì, sì, lo amo. Lo amo tanto. In questo caso, non vi preoccupate per come aiutarlo. Fate ciò che sentite. Ascoltate la voce del cuore. E amatelo. Amatelo come sempre. E per sempre. Lasciate che il vostro amore vi salvi. È l'unica opportunità che gli è rimasta per tornare ad essere felice. Non so se riuscirò a tornare a essere quello di una volta. Accettare di sposarvi sarebbe condannarvi a un'infelicità che non meritate. Non è necessario che mi proteggiate. Sono libera di decidere tutto quello che voglio. Sì, certo. Ma questo vale anche per me, Cinzia. Credo che sarebbe meglio lasciare le cose come stanno. Ma come potete dire queste cose? Mi rendo conto che è successo tutto all'improvviso e che avete molti dubbi. Ma non intendo accettare un vostro rifiuto senza che ci abbiate riflettuto. Voglio aiutarvi a recuperarvi la speranza come vi ho promesso. E se dopo averci pensato, non avrete comunque cambiato parere, vi giuro che noi due non ci rivedremo mai più. È una minaccia, forse? No, non è nel mio stile. Cerco di difendermi. Io non potrei mai sopportare di essere soltanto un'amica. Farò questo tentativo. Anche se gli costerà riconoscere che mi ama. Anche se mi negherà il suo amore. Tenterò lo stesso. Glielo devo. Questo si chiama parlare. Bene, adesso vado a preparare la vostra stanza. Non posso permettere che una donna sola vada in giro per Santa Maria a quest'ora. Bruno. Grazie. Grazie per quello che avete fatto. Catriel dovrebbe essere orgoglioso d'avere un amico come voi. Madre mia. Madre mia. Aiutatemi a riconquistare Catriel. Preghiamo, figliola. La preghiera è il miglior conforto quando un'anima è così triste e angosciata. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei...
Santa Maria di Dio. Maria. Che cosa fate voi qui? Maria, siamo venuti a prenderti per riportarti a casa tua. No, non voglio tornare in quella casa. Dove nessuno mi rispetta. Dove tutti mi ingannano. Dove le mie parole non hanno alcun valore. Nei miei sentimenti, nelle mie opinioni. No, non voglio tornarci. Voglio rimanere sola. Sola, andatevene, andatevene. Maria, per favore, dovete essere più ragionevole. La vostra famiglia vuole soltanto il vostro bene. La mia famiglia non mi accetta, padre. Pensano tutti che io sia una squilibrata. E questo non lo posso tollerare. Non intendo vivere in quella casa. Non voglio tornare lì. Non voglio tornare lì. Maria. Non mi toccare, Guglielmo. Non voglio neanche ascoltarti. Non ti permetterò mai più di farmi del male. La mia decisione è presa. Non metterò mai più piede in quella casa. Preferisco morire. Non possiamo più andare a casa dei Lynch a quest'ora. Sarebbe un'imprudenza. Rischieremmo di rovinare il nostro piano. Sì, sarà meglio rimandare a domani. Non sono in condizioni di discutere d'affari in questo momento. Rifletterete su quello che vi ho detto? Sì, Cinzia, io ci penserò, ve lo giuro. È la prima volta che provo a credere al giuramento di un uomo. E fate molto bene. Un indio non manca mai alla parola data. Non dovete farlo. Non potrei mai perdonarvelo, ve lo assicuro. Non mi ingannate. Non fatelo. Mai. Non comprendo, Maria. Non comprendo tutto questo risentimento nei nostri confronti. Perché non vuoi parlarmi? Io sono molto preoccupato per te. Non hai alcun motivo di preoccuparti. Io sto bene. E mi sentirò ancora meglio se te ne andrai. No, ti prego, Maria. Sì. Padre, mi permettete una parola? Certo. Ditemi, figliola. Padre, vorrei confessarvi che ho dovuto ingannarla per portarla dal medico. Lo so che ho fatto male, però io volevo solo aiutarla. Il signore sa che avevo buone intenzioni. Ah, state tranquilla, Vittoria, non preoccupatevi. Le buone azioni sono chiare agli occhi di nostro Signore. Adesso è importante mantenere la calma ed essere forti. Maria ha bisogno di voi. Sì, però lei non si fida più di me, l'avete visto, padre. E se devo dirvi la verità, non so più che cosa fare. Non lo so. Il medico le ha prescritto queste gocce. È un calmante. Vi prego, cercate di darglielo al più presto, perché il suo comportamento purtroppo è imprevedibile. Potrebbe diventare addirittura pericolosa. Pericolosa? Padre, l'avete vista anche voi, poverina. Nel suo stato è capace di fare qualsiasi cosa. Beh, allora bisogna provvedere immediatamente. Avete ragione, sì. Sì, però io non posso far niente perché Maria non vuole assolutamente darmi ascolto. Non vi preoccupate. Vi prometto che le darò il calmante. Se è per il suo bene, se non c'è altra alternativa. Certo che è per il suo bene, certo. È la sua unica speranza. Se non dovesse trarne giovamento, io non so. No, no, Vittoria. Per favore, no. Il Signore non lo permetterà. Tra poco le darò la medicina. Grazie, padre. Dio vi ricompenserà per quello che avete fatto. Permesso. No, no. Per favore, Maria, come puoi pensare che io possa lasciarti qui, nello stato in cui ti trovi? Ti ho già detto che sto benissimo. Non ti agitare. Non capisci che potrebbe farti male? Fa uno sforzo, cerca di ascoltarmi. Io voglio soltanto il tuo bene, devi credermi. Non posso più crederti, Guglielmo. È troppo tardi. Ma per quale motivo? Che cosa ti ho fatto? Non è più necessario recitare la commedia, Guglielmo. Ho
ormai so tutto. Tu e mia sorella Vittoria mi avete ingannata. Maria, adesso sei troppo agitata, non ti rendi conto di quello che dici. Invece lo so bene. Sto parlando dell'ignobile commedia che tu e mia sorella state recitando. Io non tollero una calunnia così meschina. Sono sempre stato un uomo che ti ha rispettato. Se mi rispetti, se è vero che mi rispetti come dici, perché sei diventato complice di mia sorella? Perché hai permesso che mi portasse dal medico? Con l'inganno, con la menzogna. Ah, Maria, ti prego. Io l'ho fatto per il tuo bene. Stavi talmente male che noi... No, io non sono pazza, no. Volete far credere che io abbia perso la ragione, ma tu sai bene che questo non è vero. Maria, ma nessuno ha mai detto una simile assurdità. Da un po' di tempo sei molto stanca, sei molto nervosa, ma niente di più. Sì, sono stanca, sì. Sono stanca. Perché nella mia famiglia, nella mia casa, nessuno mi ascolta. Perché mio marito non ha mai dato alcun valore alle mie parole. Perché mia figlia mi rifiuta. Maria, Lucia è una ragazza molto difficile. Ha un carattere piuttosto ribelle. Ma ti vuole bene. Come te ne voglio io. So che il nostro non è mai stato un matrimonio felice. E mi rendo anche conto che negli ultimi tempi è diventato tutto più complicato. Ma c'è una cosa di cui devi essere sicura. Io ti amo. Ti ho sempre amata. E non farei mai niente che potesse ferirti. Guglielmo. Forse è meglio non insistere. Quando Maria sarà più tranquilla, tornerà a casa. Noi l'aspettiamo. Nel frattempo, padre Oreste mi ha promesso che si prenderà cura di lei. Vittoria, io... Per favore, Maria, bevete un po' d'acqua fresca, vi farà bene. Grazie, padre. No, grazie, no. Sono un po' stanco, sarà meglio che me ne vada. Domani mattina per prima cosa vorrei far visita ai Lynch. È un impegno che non intendo più rimandare. Rimanete qui questa notte. Usciremo insieme domani mattina. No, Cinzia, no, non posso restare. Ho bisogno di stare solo questa notte. Dovete capirmi. Potete usare la mia carrozza. A quest'ora della notte la città è piena di pericoli. Vi ringrazio, però preferisco andare a piedi. Bene. Se camminare vi aiuta a mettere un po' di ordine nei vostri pensieri, io non mi oppongo. Comunque, spero che la luna sia una buona consigliera.
Per fortuna l'avete portata dal medico. Sì, e non sai quanto mi è costato. Ho dovuto mentirle, fingere che non mi sentivo bene, altrimenti si sarebbe rifiutata di venire. Lucia, per favore, va a prendere un po' d'acqua per tua madre. Sì, zia. Dio mio, perché sta così? Non sembra cosciente. No, sta tranquilla. È solo addormentata. Le abbiamo dato un calmante che le ha prescritto il medico. Non ti preoccupare, figliola. Va tutto bene. Madre, voi sembrate contenta. Ma come puoi dire una simile assurdità? Perché ve l'ho letto negli occhi, madre. Ve l'ho letto negli occhi. Che cos'ha Carlotta? Povero tesoro, è così sensibile. È molto preoccupata per sua zia. Per favore, dammi l'acqua. Va a dire a Domenica di portare qualche coperta. Non voglio che tua madre abbia freddo. Grazie per tutto quello che state facendo. Che ne sarebbe di lei senza di voi? È mio dovere curarla. È mia sorella. E ha bisogno di me in questo momento. Spero che un giorno possa ricompensarvi. Vado a prendere le coperte. Madre, ho bisogno di parlare con voi. E perché? Vuoi forse domandarmi nuovamente perdono per essere stata così impulsiva? No. Voglio parlarvi della zia, di voi e della zia. Parleremo in un altro momento. Oggi è stata una giornata molto faticosa. Se non ti dispiace, vorrei riposare. Non prima di aver chiarito questa situazione, madre. Carlotta. Ti perdono solo perché so quanto sei preoccupata per la salute di Maria. Ma stai esagerando e non mi piace. Ti ho detto che va tutto bene, perciò non insistere. Io vado a coricarmi. No, madre. Invece insisto. E continuerò a insistere finché non riuscirò a comprendervi. Perché fate soffrire vostra sorella in questo modo orribile? Ma che stai dicendo? Non so di cosa parli, Carlotta. Io sto solamente cercando di aiutarla. Tua zia sta male. Questo non è vero, madre. Non dimenticate che anch'io vivo in questa casa e so perfettamente che la zia non ha nulla di ciò che volete fare. Non l'ho detto io, se ben ricordi, l'ha detto il medico. Un medico a cui l'avete portata ricorrendo a un inganno, a una menzogna. Che vi accade, madre? Non volete più bene a vostra sorella? Basta, questo è troppo. Non intendo tollerare che mi si parli in questo modo. Perché? Perché vi sto dicendo la verità. E quale sarebbe la verità, secondo te? Che non voglio bene a mia sorella? Che sono contenta di vederla in questo stato. È questa la verità per te? Sì. Sì, madre, è così. Anche se non ve ne rendete conto. Anche se vi sembra una follia, io credo che vi stiate vendicando di vostra sorella. Ma che cosa dici, Carlotta? Mi starei vendicando di mia sorella? Stai delirando. Che motivo potrei avere per fare una cosa simile? Adesso devi darmi una spiegazione, perché non capisco. Rispondimi. Perché? Per tutto quello che avete sofferto durante questi anni. Io so che voi date la colpa a lei delle vostre sventure. Io non ho mai detto questo. Però vi comportate come se fosse così. Pensateci, madre.
Pensateci e mi darete ragione. Smettila, smettila con queste sciocchezze. Non meriti nemmeno che ti ascolti. Invece dovete farlo, madre. Dovete farlo. Dovete perdonarla. Dovete rendervi conto della realtà. La zia non ha mai voluto farvi del male. Vi prego, tornate a provare affetto per lei come un tempo. Io le ho sempre voluto bene allo stesso modo. No. Questo non è vero. E io riuscirò a dimostrarlo, madre. Siete un gentiluomo. Potreste darmi un po' di denaro per comprare qualcosa da mangiare? Muoio di fame. Guardate, le mie tasche sono vuote. Vi giuro che non vi sto ingannando. Mi servono per mangiare. Per favore, signore, vi chiedo soltanto un po' di denaro. Siate generoso. Il buon Dio vi ricompenserà. Signore, ve lo chiedo in nome di vostra madre. Tenete. Le ringrazio tanto, signore. Le ringrazio. Di mia madre. Madre. Basta, Carlotta, non voglio più essere importunata. Madre, io non intendo importunarvi. Voglio solo darvi questo. Leggetelo, madre. Leggetelo e ricordate. Ricordate quando Maria era la persona che voi più amavate a questo mondo. Ricordate quando volevate dare la vita per vostra sorella. E chi ti dice che non l'abbia fatto? Allora perché volete distruggerla adesso? Smettila, io non voglio distruggere nessuno. Madre, finché non riuscirete a perdonarla, non potrete mai essere in pace con voi stessa. La zia vi vuole bene. Dimenticate il vostro passato, se questo vi tortura, ma non dimenticate vostra sorella. Tenete. Non l'abbandonate, madre. Vi prego, non lasciatela sola. La zia ha bisogno di voi. Aiutatela. Madre!
Dovevo vederti, Catriella. Non potevo andarmene senza averti spiegato quello che è successo. Senza averti detto la verità.